Ciao a tutti, bentornati. È per la quarta volta che sto provando a registrare questo video per cause, vabbè, insomma, che dopo vi spiegherò. E ci vediamo direttamente sullo spot di pesca e vi farò vedere lì. Pure l'allarme ci voleva. Nulla. Come vedete, sto pescando con una jig head da 3,5 grammi e un lombrico. L'obiettivo di oggi è pescare una carpa ad ultra light. Sto pescando con una canna da 1,5 grammi, veramente leggerissima, e non resta altro che riuscire ad insediare un pesce. Non vedo molto movimento rispetto ad altre volte, però ci proviamo ugualmente. Forse c'è qualcosa, ma non ne sono sicurissimo. Ad aumentare l'innesco, vedendo se può essere gradito di più. Insomma, è un bel innesco generoso e spero qualche pesce abbia voglia di mangiare. Dato. Penso sia un siluretto, però dalle mangiate.
c'era qualcosa che mangiava, ma non capivo cosa. Oh, oh, c'è! Opla, siluretto! Veramente piccolo. Guardate che bello. Che colori. Veramente chiaro. Ora provvederemo a slamarlo. Ed eccolo qui. Veramente... Oh, stai fermo. Un baby siluretto. Veramente carini, guardate che colori. E ora andiamo a rilasciare. Ciao. Procediamo con la pescata, non ci accontentiamo. Oddio, mi stavo per tirare i lombrichi in testa. Io vorrei anche cambiare innesco, ma purtroppo ho lasciato i vermi indietro all'inizio dove ho cominciato a pescare, quindi è abbastanza distante. Non ho tutta questa gran voglia di tornare indietro, per cui proviamo a insistere con quello che abbiamo, nonostante magari possa non attirare come un innesco nuovo. Proverò magari cambiare approccio cercando di muovere un po' di più io l'esca, visto che tendenzialmente ormai i lombrichi non si muovono praticamente più. Oh, c'è. Ok. Questo è il mostro del tombino, ma non capisco cosa sia, forse un siluro? Oh madonna.
vai a carpe e prendi il gatto e ha pure mangiato. Avevo quasi la convinzione di averlo preso da fuori e invece un bel silurotto. Ora c'è solo un problema: salparlo, perché potrebbe risultare complicato. Devo trovare un punto dove poter scendere bene e tirarlo su. Allora, io ho paura di star facendo una cosa della quale mi pentirò, perché sto provando a scendere qua il più possibile. Ho gli stivali, quindi se dovessi pucciare, ecco, neanche fatto in tempo, pucciare i piedi in acqua. No, no, no. Ok, ci sono. Wow. Su, vieni. Da ultra light alla carpa a ultra light al siluro è veramente un attimo. Eccolo, ce l'abbiamo. Tac, un bel gattone. Finalmente scappotto. Ebbene sì, finalmente, dopo un sacco di uscite a vuoto, comunque ricevendo mangiate, so di essere contro luce, spero si veda il meglio possibile, però mi sto veramente arrangiando essendo da solo. Stavo cercando la carpa, però rispetto agli altri giorni non ho visto grufolate o bollate nei sottoriva, quindi ho deciso di pensare che se i pesci non girano saranno rintanati da qualche parte. Ho visto un tombino, o meglio un ponticello, sotto il quale non ho mai pescato, però spesso si rivelano essere i più redditizi in periodi di scarsa attività come questa, per il grande caldo oppure per il grande freddo, dove i pesci tendono ad andare a ripararsi. Non è un pesce enorme, ma per l'attrezzatura che ho usato va veramente bene, perché una canna da 1,5 grammi, capite bene che con un pesce magari il doppio di questo sarebbe stata messa veramente a dura prova. Come attrezzatura, una canna della Nomura Sumo Ta da 1,5 grammi, filo trecciato 0,16 se non sbaglio e un finalino in fluorocarbon da 0,25. Come innesco, come avete potuto vedere, ho usato una jighead da 3,5 grammi e con innesco un lombrico. E niente, direi che è ora di procedere al rilascio e con due pesci non enormi ma veramente belli, sono veramente contento, possiamo tornare a casa. Procediamo con il rilascio di questo fantastico pesce. Purtroppo, non avendo avuto con me il guadino, sono dovuto, oddio, aspetta che non cado, entrare in acqua per salparlo e non voglio fare lo stesso per rilasciarlo, perciò cercherò di avvicinarmi a riva il più possibile in questa maniera senza rientrare in acqua e cercare di farlo scivolare. Ciao bello, grazie. E a casa. Allora, come avete potuto vedere, finalmente sono riuscito a scappottare in questo piccolo fosso, in questo piccolo corso d'acqua vicino casa. L'obiettivo era la carpa, per quello non ho fatto un intro chissà che importante, per il semplice fatto che non avevo tutte queste grandi aspettative visto le ultime uscite dove ho fatto solo che dei cappotti oppure ho perso mangiate. E finalmente, ripeto, sono riuscito a prendere un pesce. Non era ciò che cercavo, sarà stato un pesce attorno ai 70 cm all'incirca, sui così ad occhio 3-4 kg di peso. Comunque veramente divertente pescare dei pesci piccoli ma con tanta forza, con dell'attrezzatura del genere, perché può spesso regalare grandi emozioni. Io mi ritengo veramente soddisfatto, spero che comunque in parte il video vi sia piaciuto. Fa caldo e nulla, speriamo nelle piogge, così da poter tornare ad uno spinning un po' più pesante al siluro e vedere se riesce a uscire qualche bel pezzo. Detto ciò, io sono stufo, sono stanco, ho caldo, sono sudato fradicio. La pescata tutto sommato si è conclusa bene. Spero il video vi sia piaciuto e vediamo di vederci presto in un altro video. Ciao a tutti!